Sono state presentate le iniziative per i 120 anni dalla morte di Giuseppe Verdi. Entro la fine dell'anno potrebbe essere inaugurata la prima sezione della mostra dedicata al compositore. Sono passati 120 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, avvenuta il 27 gennaio del 1901. E proprio nel 2021, nel 120° anniversario dalla sua scomparsa, verrà inaugurata la prima sezione della mostra permanente verdianamente dedicata al grande compositore di Busseto e allestita negli spazi della Casa della Musica all'interno della Scuola Verdi. L'amministrazione comunale ha infatti acquistato la donazione verdianamente nel 2013 e Prato possiede un corpus di circa 200 documenti verdiani provenienti dall'atto di generosità di Goffredo Gori. Ed ecco che, dopo un lungo percorso, finalmente ci siamo. Entro la fine dell'anno verrà inaugurata la prima sezione della mostra. L'idea è che attraverso un lavoro attento si possa mettere a disposizione di tutti quel patrimonio. L'idea è, come io ho sempre sostenuto, che quella casa fosse la scuola di musica Verdi. Penso che questo sia un arricchimento importante. Giuseppe Verdi e quei documenti fanno parte di un pezzo di storia straordinaria del nostro paese. Siamo fortunati ad averli a Prato e siamo fortunati che Goffredo Gori abbia deciso di concederli, di regalarli alla nostra città. In mostra ci saranno una lettera originale scritta da Verdi, ma anche 27 opere e libretti verdiani. E intanto è iniziata anche la catalogazione della seconda donazione fatta da Gori, composta da 70 pezzi che si aggiungono ai 140 del 2013. All'interno di questo epilogo noi vedremo l'ultima lettera scritta da Verdi in vita, datata 18 agosto 1900. Sarà una lettera in cui ammiriamo come Verdi, ormai è un uomo anziano e quindi anche la mano è tremante, però lo spirito è ancora quello di un uomo forte. Avremo anche i 27 libretti, quindi le 27 opere scritte da Verdi, dal primo che è il 1839 all'ultimo del 1893, quindi 27 opere e 54 anni di vita. E grazie alle moderne tecnologie sarà possibile anche sfogliare questi libretti. Non solo una mostra, nel 2021 l'associazione Perché Verdi Viva ha in programma anche la pubblicazione di un libro con protagonisti due compositori cittadini, Attilio Ciardi e Giovanni Castagnoli, attraverso i quali si parlerà ancora del maestro Verdi.